Don't forget before you go away and check if you sign the paper. Good morning, everyone. Morning. Good afternoon. We have here with us Andrea Iurato. He is, how do you say, Pastis. Okay. And he makes chocolates in 20 years. And he will show us how here in Modica they do chocolate in a particular way. And he will also describe his film, his fun went through not only chocolate but also other pastries. So, Andrea. Sì, allora, ciao a tutti. Oggi sono stato avuto il piacere di essere qui per il fatto che siete a Modica, quindi Modica è una città conosciuta oltre per la storia, per la sua produzione di cioccolato. Ok, hi everyone, thank you to be here. You are in Modica, and Modica is known not only for the history and the architecture, but only for the production of chocolate. Questa ricetta che ci troviamo oggi a fare è un retaggio spagnolo che ci è stato donato durante la dominazione spagnola e con la contaminazione quindi abbiamo avuto questa produzione che risale a circa il 1700, i primi del 1700. This recipe it's a recipe that comes from Spanish tradition and it's traced back to 1700. La ricetta si è mantenuta intatta nel tempo, mentre in tutta Europa c'è stato lo sviluppo della produzione del cioccolato, quindi si è andata avanti con le nuove tecnologie, quindi con il nuovo tipo di metodo di cioccolato. Da noi invece è rimasta intatta come allora. While in Europe this recipe has been innovated in certain sense, in Modica the receipt is the same since 1700. La ricetta è molto semplice, quindi da l'unione della massa di cacao, quindi a noi arriva direttamente la massa di cacao in gocce, quindi la trasformazione delle fave di cacao, a cui viene aggiunto lo zucchero e quindi è una lavorazione a freddo. The recipe is very simple. There is cocoa mass that arrives in this consistency, not in this, but it will take. No, arriva in blocchi. In the block, the very hard block, then they lascio it. Sì. And then you put chocolate with sugar. Sì. E considerate che la ricetta è rimasta inalterata e mantiene questo procedimento, mantiene inalterate tutte le qualità della massa di cacao, a differenza di altri cioccolati dove comunque vengono aggiunti altri ingredienti, quindi le citine, oppure il processo di lavorazione è molto lungo perché prevede il concaggio, prevede l'unione degli emulsionanti per far sì che il zucchero, le citine, latte in polvere e massa di cacao sia messa assieme. Qui invece non viene fatto. This procedure is very simple and also the characteristic of the cocomas remain the same as it was in the origin because the union between sugar and cocomas is very simple. Instead, in the other part of Europe, the procedure is they add the citina, also milk, powdered milk. They add other ingredients because it has to last longer. And so characteristics of the cocoa mass, they are not so longer as they were. Okay. Andiamo a preparare, considerate che la temperatura di lavorazione massima di questo prodotto è circa non supera i 40 gradi centigradi. The max temperature to this product it is no more than 40 degrees. That's why it is called cold. La temperatura nostra di questo momento. It's our temperature in
this place. Ok, io ho già portato delle, sia la massa che lo zucchero già pesato per fare la nostra ricetta e andremo a fare un cioccolato al 70% di massa di cacao. Quindi abbiamo 1,4 kg di cioccolato con di massa di cacao con 600 g di zucchero. Ok, this recipe that you will see now it's with 70% of cocoa, And so we have 1 kg 400 g of chocolate of cocoa mass. And the sugar? 600. And 600 grams of sugar. In this case, the flavor of the chocolate is natural chocolate. When you find chocolate with cinnamon, almond, sì, allora... or lemon, what do you do usually? Allora, noi quello che più l'aroma che più utilizziamo è quello comunque del nostro territorio, quindi parliamo di arancia, parliamo di sale, parliamo di limone, eventualmente il peperoncino. You can add in these recipes lemon, orange, but the external part of lemon, orange, pepper, almond, salt. Any questions? Yeah, I wanted to know how it tastes before adding the sugar. Sorry? Before adding the sugar, I wanted to know how it tastes. The taste before sugar. To taste? No, to know the taste before sugar. Il sapore prima dello zucchero. Sì, è strong, è amaro. It's very, very strong, hard. Do you want to taste? No, the sugar is already there. I wanted to know before the sugar. Okay, but now the sugar. Considerate che ha un sapore molto, quando è amaro, è molto simile al caffè amaro, quindi è un gusto. Very similar to coffee. Quindi molto amaro. In realtà. Bitter. Allora, andando a mettere lo zucchero, che succede? Non essendo la temperatura molto alta, lo zucchero rimane in cristalli. E quindi non... The temperature is not so high, in sugar and chocolate, they don't mix very well, and sugar remains in crystals. Aspetta, rimane sempre... Do you want to come and see someone? La rimane molto granulosa ed è proprio perché sì, ed è proprio perché in realtà la ricetta, quindi lo zucchero non allora, questa è una ricetta molto antica che è rimasta così inalterata nel tempo perché in realtà considerate che è come veniva fatta proprio i primi metodi di lavorazione del cioccolato. Questo cioccolato è una preparazione che veniva utilizzata come bevanda. Ok. This kind of chocolate in ancient times it was used as drinkable. La bevanda degli dèi, quindi era un energizzante che veniva utilizzata dai popoli. Energizer. Diciamo che la cioccolata azteca veniva utilizzata dagli aztechi per come bevande e quindi questa ricetta nasce da questo, come sciogliere un pezzo di cioccolato in un bicchiere di acqua calda o di latte caldo per fare una bevanda. Poi nel tempo si è scoperto che aveva molti valori, molte proprietà nutrizionali perché la massa di cacao non veniva alterata. So before it was used as drinkable, you put in the milk and water, but then they discovered that the properties of the chocolate was it was good and they did this, the chocolate. Oggi il processo si è un po' modernizzato, quindi il processo di lavorazione, ma abbiamo mantenuto inalterata il procedimento di preparazione del cioccolato. Quindi oggi si vanno ad utilizzare degli stampi in policarbonato e si aumentiamo. Prima erano stampi in latta. Di latta, sì. Ok, now they use this kind of stamp that is policarbonate, plastic. But before they used to
latta, it's like aluminium. Sì. But then don't use it anymore. This stamp, this is another one. They, it's 50 grams. Sì. Each stamp is 50 grams. And the particularity of this type of chocolate that is 50 grams with the with this particular rectangular, because usually the chocolate of Mosca is done without this rectangular. You usually found this rectangular in the European chocolate that comes from Netherlands, Belgium, no? Not in the Mosca chocolate. Svegliarsi si fa per dare una uniformità alle forme e soprattutto a far fuoriuscire le eventuali bolle d'aria che si vengono a creare tra lo spazio. Quindi then how many times you wait for circa 2 ore. In 2 hours a temperatura a circa 10 gradi. Temperatura 10-12 gradi. Quindi in refrigerator. Prendere lavorato in un ambiente climatizzato. Quindi the, con temperatura the place controllata. Where he works with chocolate is the climatization, so it's a room with 10 degrees and in 2 hours. Sì, è pronto. Noi abbiamo portato un piccolo assaggio di cioccolato. You can taste the chocolate already done. Oh. Chi vuole questo? And it's cinnamon. Yeah, as you can see, it's very easy to break. And instead, usually, one kind of chocolate, since it's a little bit higher, it's not so easy to break. So you can taste. We have cinnamon, almond, lemon, and salt. Allora, questo tipo di cioccolato comunque è un cioccolato che difficilmente rispetto agli altri cioccolati mantiene di più la temperatura perché non ha grassi aggiunti. Okay, e quindi diciamo che resiste anche a 20 gradi. Since this chocolate there are no fat addings, it is more resistant to higher temperature. So it resists to our temperature of now, so at about 20 degrees. Even if you don't put in the fridge, it can stay strong. So this, have your place. Stai tutti in banco.